non per un esercizio autoreferenziale, ma l'ho scritto perché ho pensato a mia figlia, alle sue amiche, ai suoi amici e a chi oggi si pone di fronte alla vita, con davanti un lunghissimo percorso. Io ho scritto questo libro perché tutti devono sapere che chi riveste e rappresenta alcuni valori può avere il grande onore di rappresentare il paese, lo Stato. Io mi sono chiesta tante volte perché questa Camera, la Camera dei Deputati, abbia voluto me come Presidente. Perché proprio lui? Io che avevo lavorato in tanti posti difficili del mondo, che avevo dato voce alle persone meno importanti, quelle che nessuno vuole vedere, che mi ero occupata delle questioni forse più spinose, delle minoranze, dei rifugiati. Perché io? Cosa poteva portare quel Parlamento a fare questo? Io ho il piacere di credere che quel Parlamento abbia fatto questa scelta in virtù di quei valori che io rappresento e che abbia trovato quei valori centrali per il cambiamento. E i valori che io rappresento sono quelli che sono stati detti prima di me: il valore dell'inclusione, dell'apertura, della non prerogativa di superiorità, della curiosità, dell'andare oltre l'orizzonte, i valori che ci portano a non accettare le disuguaglianze. Nel libro si parla molto di disuguaglianze, che sono declinate in tutte le facce, che sono facce insidiose, che sono facce pericolose per una società che le vive. Nel libro c'è la mia storia e la storia di tante persone che io ho incontrato in questo paese in questi 2 anni e mezzo.